a due passi dalla Minerva, 3 Store Pavia. Assistenza tecnica in collaborazione con 393 Voghera. Servizio ReFone per trasferire dati dal vecchio cellulare al nuovo smartphone. E con 3 si è davvero free. Persino di cambiare uno smartphone sostituendolo con l'ultimo modello presente sul mercato. Vieni a saperne di più in Viale della Libertà 6B o clicca a 3storpavia.it. Prendiamo scopa e paletta e ripuliamo noi la città. Armiamoci di raccoglitore e busta per la monnezza e ripuliamo ognuno il nostro angoletto della città. Daremmo un esempio di civiltà a chi governa e chi insulta. Ne saremmo fieri ed obbligheremmo l'amministrazione a reagire. Roma è nostra, basta lamentarsi, basta insulti, facciamo. Sono le parole dell'attore Alessandro Gassman in risposta alle polemiche relative al degrado cittadino di Roma Capitale. C'è chi ha condiviso le parole dell'attore e chi no. Lei cosa ne pensa? È giusto che i cittadini si mettano a pulire la città se l'amministrazione non lo fa in maniera adeguata oppure no? Sì, io sono d'accordo che i cittadini lo facciano, però a questo punto l'amministrazione comunale dovrebbe tagliare alcuni posti, alcuni servizi che a quanto pare non vengono utilizzati e non vengono sfruttati. Tipo, c'è gente che viene pagata, c'è personale che viene pagato per farlo. Se queste persone non lo fanno, allora potrebbe anche essere una soluzione rivalutare il personale e fare nuove assunzioni, creare nuovi posti di lavoro. E magari i cittadini possono incominciare a dare il buon esempio, però fino a un certo punto. A tal proposito, Voghera come la giudica? Secondo lei è pulita a sufficienza oppure ci sarebbe da migliorare la situazione? Dipende dalle zone. Il centro è anche abbastanza pulito. In periferia vi sono zone che non sempre sono curate a dovere. Che i cittadini possano pulire la città lo ritengo più che altro una proposta d'impatto. Cioè, se vogliamo far vedere che la città può essere pulita, effettivamente possiamo anche farlo dimostrando in quanto tempo, come si potrebbe fare e che logica ci potrebbe essere anche nell'organizzare. Sul fatto che poi dopo i cittadini puliscono la città sono fortemente contrario, perché se passa questo criterio andiamo in sala operatoria quando le sale operatorie non funzionano, andiamo in tribunale quando la magistratura non funziona, andiamo a scuola a insegnare se la scuola non funziona. Quindi ognuno fa la sua parte. Ognuno il suo. Ognuno il suo sicuramente. A proposito di pulizia, Voghera la ritiene una città pulita, sì o no? Ma Voghera ritengo che in una media di cittadine del nord Italia Voghera sia una città pulita. Ci sono dei momenti nei quali la città non è pulita, perché magari quando c'è una manifestazione, forse quando c'è la festa della città, forse dopo un temporale, probabilmente in certe situazioni si può vedere un qualche cosa che non funziona, ma è chiaramente legato anche alla possibilità di andare a dimostrare che il cittadino e chi sporca, c'è una logica anche nello sporcare, perché si può produrre rifiuto senza doverlo distribuire, si produce e si mette dove va messo. Quindi dipende anche dai cittadini. Ma certamente dipende anche dal cittadino, non bisogna mica triplicare le autostrade, bisogna saper guidare bene. No, credo che il cittadino non debba contribuire in questo, ma che deve intervenire l'amministrazione, ecco, in quanto il cittadino paga una tassa, per cui ovviamente non deve sporcare, bisogna stare tutti un attimo in guardia, però deve essere l'amministrazione ad agire. Qualcuno dice è meglio che sia l'amministrazione a dare il buon esempio al cittadino piuttosto che il contrario. Da quando in qua il cittadino deve dare il buon esempio alle amministrazioni locali? Tu cosa ne pensi? Sì, sono d'accordo appunto con la prima opzione che hai detto, quindi l'amministrazione che deve dare il buon esempio e intervenire, ecco. A livello di pulizia qua a Voghera invece, come la giudichi? Positivamente, negativamente, secondo te è una città sporca oppure no? Allora, in passato era molto più sporca, trovo, invece adesso è pulita, trovo che sia pulita, sì. Quindi giudizio positivo? Sì, positivo.